posso parlare di te. Ci vediamo, va bene? Ciao, ciao, ciao. Gli abbracci e la tristezza dei colleghi e amici più stretti di Amadou Sané. Gli investigatori portano via la sua roba, un operaio ne consola un altro, il corpo di Amadou su un furgone grigio. Stava trasferendo sostanze da un recipiente a un altro, solventi. Un'esplosione, lui investito dalle fiamme, senza scampo. Assunto da 3 anni, originario del Gambia, un figlio e in attesa del secondo. Ecco gli altri dipendenti in attesa di essere ascoltati dai carabinieri mentre spiove. Gli investigatori in fabbrica per ore, l'intero stabilimento viene sequestrato. Ma l'innesco può essere o il telefonino, anche la stessa movimentazione dei liquidi infiammabili che può provocare un accumulo di cariche elettrostatiche e poi una scarica improvvisa. Proprio per questo devono essere trattati con il rispetto di tutte le norme di sicurezza, qui avveniva? Sono accertamenti che dobbiamo effettuare nei prossimi giorni. L'azienda, a conduzione familiare, una 20ina di dipendenti, non aveva il certificato antincendio, questa è l'ipotesi. Lo aveva chiesto nel 2003, ricevendo 18 prescrizioni per ottenerlo, poi non risulta più nulla. Ci dovrebbero essere molti più medici del lavoro e tecnici della prevenzione, molte morti si potrebbero evitare. E spesso c'è proprio una sottovalutazione, la mancanza dei piani di sicurezza, perché pensano che la salute e sicurezza sia una questione di fortuna.